שלום לכם, קרסים מברי, עוד מצר שם זה מספר מגילה, דף ג' ואירו נציאה מאוד על דף ב' עמוד ב' על התר צליגה דסותו ידסו, כולו כאל הגמרא טרטרה סונו דינסיניאמנטי דירב ירמיה אל צליקון אינומה דירב חייה ברבה ברצו, ואמר רב ירמיה ואיתמה אל צליקון אוקרה, אופורה רב ירמיה חייה ברבה Manzepach Tufim Amarum. Manzepach, le lettere di Mem, Nun, Tzadik, Pei, Chav, Kav, e le lettere finali, Tufim Amarum, Tufim vuol dire i profeti, furono insegnati dai profeti. Ossia, quali sono le lettere che scriviamo in mezzo alla parola e quali sono le lettere finali. Yagmara Vitisbera, te vorresti dire che tu penseresti che i profeti insegnarono ciò, Vekti, ma c'è scritto nella Torah, e la mitzvot, cioè Tiva Hashem, Moshe e Israel, e queste sono le mitzvot che Hashem comandò a Moshe Rabbeinu per il popolo ebraico, che Shein Avir Hashem Lechadesh Aval Me'ata. Che un profeta non può insegnare nulla di nuovo da quando Hashem diede la Torah a Ben Israel. Ve'od, Amar Rav Chisda, Ve'samech, Shebaluchot, e le lettere Samech, scusi, Mem, Ve'samech, Mem, la lettera finale Mem, e la lettera finale Samech, Shebaluchot, che erano nelle tavole della legge, Benessa Yomdim, cioè la parte centrale di queste due lettere, che era come, più o meno come un cerchio, la parte centrale era sospesa in aria e perciò era sostenuta per miracolo. E oltre ciò, le tavole della legge potevano essere lette da entrambi i lati, dal fronte e dalla parte retro. E perciò vediamo che le lettere finali erano a forma di come un cerchio più o meno, e perciò questo era già nel tempo della Torah. Rispondeva voilà, infatti mi avahavo, va bene, sì, è vero, e questo è vero che era prima dei profeti, ve lo avo yade aibe emza teva aibe sof teva, veramente non sapevano quale lettera era nel mezzo della parola e quale era la lettera finale, e questo era il dubbio. Beato Sofim e Tiknu Vetachino, e vennero i profeti e loro stabilirono che Ptuchim Beemza Teva Ustumim Besof Teva, che le lettere aperte sono in mezzo alla parola e le lettere chiuse come Samechemem sono alla fine delle parole. Chiamerà Sof Sof, ma comunque è la mitzvot. Abbiamo detto che Hashem insegnò a Moshe Rabbeinu quali sono le mitzvot, e oltre ciò i profeti non possono aggiungere nulla. C'è una via tiede chadesh davar me'ata, che un profeta non può dire nulla di nuovo da quando Hashem diede la Torah. E la spiegazione è che shchachum vechazuv vizdum. Chiaramente la gente si scordò quali sono le lettere nel mezzo della parola e quale alla fine, e i profeti insegnarono ciò che si sapeva già da prima. Adesso un altro insegnamento che dice la Birmia. Vamo la Birmia e te ma la Chia Baraba. Targum she Torah un che lo sagheramro. La traduzione della Torah in aramaico fu insegnata da un che lo il convertito romano, che lui lo imparò da Mipira Biliezer Rabbi Yoshua. Vitargum Shenevim è la traduzione dei profeti della Bibbia. Yonatan ben Uziel Amarò, fu insegnato Yonatan ben Uziel, che lui lo imparò a Mipir Haggai Zaharia Umalachi, da questi tre profeti. E Nizazà era se l'arba mal parsa, l'arba mal parsa. E la terra di Israele è la terra di Israele ha una superficie di 400 parsot per 400 parsot,
e tremò, cioè vibrò come un terremoto. E Yatzabat kol bamra, uscì una voce celeste che disse: Me usa shegila starai livne Adam, chi è colui che rivelò i miei segreti alla gente? Amar Yonatan ben Uziel raglav amar, disse, si alzò Yonatan ben Uziel e disse: Anio shegiliti starecha livne Adam, sono io che ho rivelato i tuoi segreti alla gente. Però galuvi adua lefanecha shelo lichvodi asiti velo lichvodi bet Abba, non l'ho fatto né per il mio onore né per l'onore di mio padre, e la lichvodcha si l'ho fatto per tuo onore, di Hashem. Shelo yirbu machloket b'Yisrael, affinché non vi siano troppe dispute tra i maestri ebrei. Ve'od bikesh, e oltre ciò, Yonatan ben Uziel volle legalot targum shektuvim, volle tradurre le sacre scritture, i ktuvim. Yatzabat kol v'avra lo, e uscì una voce celeste che gli disse: Dayecha, basta, è sufficiente che hai rivelato, che hai tradotto i profeti. Ma itama, per quale ragione Hashem non volle che lui traduca le sacre scritture? Mishum de'id be'ketz Moshiach, perché nel libro di Daniel è rivelato quando il Moshiach verrà. Chi avrà? ותרגום של תורה אונקלוס, הגר אמרו, ואמר רב איכא בר אבין, אמר רב חנן אמר רב, מאי דכתיב, קומי פאי דירא כאונקלוס, איל תקומברטיטו, לואי תרדוס אל התורה, אין רמייקו, מה שסקריטו, ויקראו בספר תורת האלוקים, נל ספר נחמיה, כלסן ליברו, דלה לג'ה די השם, מפורש, אספריג'תא, Vesom Sechel, e si applicarono a capirlo, vai a vino e capirono Bamikra nel testo, vai a Kerubi Sefer Torat Elohim. Adesso spiega, vai a Kerubi Sefer Torat Elohim Zemikra, che lessero il testo della Torah, Meforash Zetargum, e lessero la traduzione della Torah, Vesom Sechel, e e quello che intende queste parole, Vesom Sechel, Elu Apsukim, dove si termina ogni verso, perché a Torah non c'è punteggio, e non sono punti o virgole, è tutto una scrittura senza punti e virgole. E perciò questo era che insegnarono come, cioè Ezra e Nehemia insegnarono dove termino universo. Vai a vedere Mikra e lo pischetta a me. Questa è cantillazione, cioè un accompagnamento melodico alle parole. Ve Ambrela e altri dicono che ero Amasoret, che sono le lettere che mancano, le lettere aggiuntive. E perciò la questione è che, siccome Ravirme disse che Onkelos tradusse la Torah, e invece la Braita dice che la Torah fu già tradotta nel tempo, nel periodo di Ezra, perciò la Sfana Gemara, che veramente Shchachum v'chazur v'izum, che si scordarono la traduzione e Onkelos, i suoi maestri, lo insegnare nuovamente, lo stabilire nuovamente. Chiamala Maishna Doraita dello Isdaza ve Ademvi Isdaza. Per quella ragione la terra di Israele tremò a causa della traduzione dei profeti, non per la traduzione della Torah. Spondemala Doraita mi farsha milta. La Torah è spiegata, è chiara. Però de Niviei i camille de mi farsha, i camille de mi stama. E vi sono cose che sono rivelate, vi sono cose che sono celate, nascoste, segreti. E perciò la traduzione rivelò, svelò questi segreti. Perciò la terra tremò. Dichtiv, e riguardo alla futura
redenzione. Vayomahu Igdal Misped Birushalayim, Kemisped Adadrimon Bebikat Megiddon. E come in quel giorno l'elogio funebre aumenterà in Gerusalemme, così come l'elogio funebre che accade a causa di Adadrimon, che lui uccise nella valle di Megiddon, che lui uccise Ahab, il re malvagio Ahab. Vamar Rav Yosef, il malo targume da Haikra lo darà mai chiamare. Se non fosse per la traduzione, non abbiamo saputo cosa intende il verso. E poiché non troviamo che vi fu un elogio funebre, Bikat Megiddo, e Jonathan spiegò che si riferisce a due elogi funebri. Vayoma hu isge mispeda. In quel giorno l'elogio funebre aumenterà a Gerusalemme, in Gerusalemme, che mispeda de Ahav bar Amri diktalia te adadrimon metavrimon beramot Gilad. Così come l'elogio funebre di Ahav, che fu ucciso da Adadrimon, figlio di Tavrimon, nella valle, scusi, Ramot Gilad invece è un altipiano, altipiano Gilad. O che mispedal di Yoshia bar Amon, diktalia te parò Chagira bebikat Megiddo. E come l'elogio funebre di Yoshia, figlio di Amon, che fu ucciso da Parò, che zoppicava il zoppo nella valle di Megiddo. Ed è scritto nel Sefer Daniel, Vrei ani Daniel vadit amar e, io Daniel vidi la visione, vanashim asher hayumi loro vetamare, ma la gente che era con me non videro la visione, aval charada gdola nafra alehem vayivrechu beyahveh. Però furono prese una grande paura e si nascosero. Manio, chi sono questi anashim, questa gente che era con Daniel? Amrabir me'etem arachia barabba, ze chagaz chara marachia, sono i tre profeti. Ve'ineu adifimim, ma veramente loro erano superiori a Daniel. Ve'iu e lui, Daniel, era Adif Minayo, lui era superiore a loro. Cosa intende? Inio Adif Minei de Inu Nevie, loro sono superiori a lui perché loro sono profeti. Veiu Lav Davi, e lui non era profeta. Veiu Adif Minayo, lui era superiore a loro poiché de Iu Chazav Inu lo Chazu, che lui vide la visione e loro non videro la visione. Chiamara Vechime Chazav lo Chazu, Maitama Iba Iitu. Se non vi era visione, per quale ragione ebbero paura? Risponde qua, Avragav de Inu lo chasu, Mazalai lo chasu. Benché loro non videro, per loro angelo custode vide, e perciò ebbero paura. E potete vedere, c'è all'inizio di Shulchan Aruch, non ricordo esattamente in quale punto, Shulchan Aruch porta che bisogna lavarsi le mani di mattina, appena uno si alza, di lavarsi le mani, e tutte le leggi riguardo a quello, e vi sono anche altre leggi di uno che si taglia le unghie deve lavarsi le mani, uno che si taglia i capelli deve lavarsi le mani, e uno che coabita deve lavarsi le mani. E in tutti questi casi, quando vi è, vediamo che quando vi è, una volta l'ho già menzionato questo, una parte del corpo viene separata dal corpo, o uno che va al bagno e deve lavarsi le mani. E c'è scritto che se uno non si lava le mani, dice lì Shulchan Aruch che ha paura, però non sa perché ha paura. È molto simile a quello che dice qui. E la persona perché non sa perché ha paura, perché non sa, però ha paura perché il suo angelo custode sa la verità. Perciò gli mette in lui una certa paura. Ma Ravina Shamina, Ayman di Ibait. È uno che ha paura, Afagav di Yulo Chazi, Mazale Chazi. Però
il suo angelo custode vede e sa perché ha paura. E sa che qualcuno vuole fargli del male e perciò lui ha paura. Ma Itakante, per quale, cosa può fare per rimediare questo problema? Lekra Kyachma, che lega Kyachma, Veika in Bema Komatinofe, e se sta in un posto dove c'è sono escrementi che non può dire Kyachma, Linshof Miduchte, che salti Arba Garmine, che salti quattro, che dia un salto di quattro braccia, di quattro cubiti, cioè circa 2 metri e mezzo, più o meno. Veilo, e se non è capace, Lemach, che dica come segue: Isa de Beit Tabachi Shmena Minai. E le capre nel mattatoio sono più grasse di me, perciò vai e uccidi loro e non me, e lasciami in pace. Chiamala Vashad Amrati Medina Umdina Virvair. Siccome la Namghera c'è scritto che ogni paese, ogni stato, secondo lo fece secondo le loro usanze, e ogni città anche fece con le loro usanze. L'Idrasha, come abbiamo studiato già, che ogni posto che adiacente a esso o che dalla quale si vede la città recintata, che è anche legge nel quindicesimo. Perciò la questione è Mishpacha Mishpacha Remayata, ciò che dice la Megillah per ogni famiglia, cosa viene a insegnare? Risponde Gemara, Avraham Yossi Bar Hanina, Lehavim Mishpachot Keuna Alviya Shivatlino Avodatan, che per insegnare che Kohanim e Levim interrompono il loro servizio nel santuario, e Ubaen Lishmua Mikra Megillah, vengono a udire la lettura della Megillah. Damar Rabbi Yehuda Amarav, Kohanim Bavodatam, Levim Beduchanam, Vissel Bemamadam, Kulam Bevatim Bavodatam, Ubaen Lishmua Mikra Megillah, che tutti i Kohanim e Levim Israelim devono venire a ascoltare la lettura della Megillah. Tana mi ha infiati, abbiamo studiato che con il Vodotan e Vimito Hanem Sebe Madam, Kulam Batim Vodotan, Vain Shmo Mika Megillah, la stessa cosa. Mika, da ciò deriviamo che Samhu Shel Bet Rebi, che gli studenti di Rebi, che loro, Shembatlin Talmud Torah, Ubain Shmo Mika Megillah, che loro interrompono lo studio e vengono a udire la Megillah. Kalvachomer Me Avodah, e lo derivano dal servizio del santuario, Umavoda e Shichamura, così che il servizio del santuario, che è molto rigoroso, comunque Mevatlina, comunque interrompono il servizio per andare a ascoltare la Megillah, Tamutora, che è un po' meno, leggermente meno rigoroso, diciamo, del servizio, lo Kolshekel, che a maggior ragione bisogna andare e ascoltare la lettura della Megillah. Chiamala, Vavodah Hamorah Mitalmud Torah. Vuoi forse dire che il servizio santuario è più rigoroso del studio Torah? Vakti, ma c'è scritto, Vyoti Shomer Yehovah Yisai Navayar Vine Ishomed Linegdo, che vi era quando Yoshua era notte, quando gli ebrei assediarono Yerichò, Yoshua vide uno con davanti a lui un uomo con una spada, e Yoshua andò da lui e gli chiese: sei con noi o sei contro noi? E rispose: no, io sono il ministro dell'esercito di Hashem e sono venuto appena adesso. E allora c'è scritto lì che Yeshua si prostrò per terra, si prostrò. E Chiagmarà, vecchi abitati, come fece a prostrarsi? Vanam Yeshua Benevi, Asura Adam Shaiten Shalom Haverot Balaila, Hashino Sheva Shedu. Come, perché Yoshua lo salutò, ma abbiamo, Rabbi Shimon Levi disse che uno non deve salutare un altro di notte, poiché forse è un demone. Saniata, no, lì il caso è diverso, poiché Damar Lei, Kani Sar Tzva Hashem, e si sapeva che un demone non menziona il nome di Hashem. Chiamala Vedilma Meshakre. Forse era un demone
e veramente non era un angelo. Gemere dell'Omaf Kishen Shaman Vatara. Ma sappiamo che c'è una regola che un demone non menziona il nome di Hashem, invano. E perciò per forza deve essere un angelo. Amarlo, disse l'angelo Yoshua, Emesh Bitaltim Tamishe Menorbaim. Ieri non avete offerto il sacrificio di Tamir, Tamir vespertino. Vi'asha Bitaltim Talmud Torah. E adesso non avete studiato Torah. Amarlo, rispose Yoshua, Alezem en bata, per quale ragione sei venuto? Per rimproverarci o per castigarci? Amarlo, atabati, per quello di adesso, cioè il peccato di adesso, ossia perché non avete studiato Torah. Miad, vayalen Yoshua balaila u betocha emek. E adesso la Gemara lo interpreta diversamente, che questo vuol dire che Yoshua come dormì quella notte nella valle, però adesso la Gemara spiega. Amra Yochanan, voltiamo il Dav, la me ce l'hanno un cacio d'arachà, che non che dormì, ma bensì che si occupò per la profondità dell'alachà. Amra Shmuel bar Onia, Gadol Talmud Torah yoter mi'akrabat milin, il contrario, che lo studio della Torah è più importante dell'offerta di Tmidin. Shemar Atabati, che sono venuto adesso per lo studio della Torah. Risponde Agmarà, cioè c'è questa contraddizione che abbiamo detto che i sacrifici sono più importanti di Talmud Torah, e qui dice che Talmud Torah è più importante dei sacrifici. Lo Kashia, non c'è difficoltà, perché Hadrabim Beada Yahid, che lo studio della Torah di tutto il popolo, questo è più importante, ma il servizio è più importante dello studio di un individuo. Che Agmarà, vedi Achid Kal, vorresti dire che lo studio della Torah di un individuo è meno importante del servizio di Batnah, abbiamo studiato che Nashim, abbiamo Moed, Me'anot, che donne in Chol HaMoed possono fare dei suoni. E non so esattamente come, ma suoni per l'elogio di qualche elogio funebre. Avalon betapchot, però non possono battere sul petto. La Mishmael Omer, imayu smuchot la metà, se erano vicini al letto del morto, allora a metapchot possono battere sul petto. E di Rosh Chodesh, Chanukah e Purim, possono anche far udire quelle voci, non so esattamente come intende, quelle voci, e anche possono battere sul petto. Baseu Baseh, e di Cholamoed, e Rosh Chodesh, e Chanukah, e Nan Mekonot, però non possono le conen. Conen forse intende far udire delle voci, forse dicevano certe cose riguardo al morto, e le altre donne lo ripetevano dopo di lei. Che se un saggio, un maestro morì, allora tutto è permesso. Kol Sheken è a maggior ragione Chanukah Purim, che cioè quello che di Chol HaMoed possono fare tutto, e a maggior ragione Chanukah Purim che possono fare tutto, che sono meno rigorosi di Chol HaMoed. E benché facendo così non leggevano la Megillah, perciò vediamo che l'onore dato a un individuo è più importante della Megillah. E allora com'è che nella casata di Rebbi i suoi studenti, che loro interruppero lo studio della Torah di un individuo per leggere la Megillah?
Torah Kamrat, te sta dicendo dell'onore della Torah che è più importante della Megillah, ma non è così. Kvot Torah di Achid Hamur, è vero che l'onore di un individuo, cioè di un saggio, di un maestro che morì, è più importante della Megillah, della lettura della Megillah. Però Talmud Torah di Achid Kal, però lo studio di un individuo è meno importante e perciò un individuo deve andare e ascoltare la lettura della Megillah. Amara Pshetali, è evidente che Avodah o Mikra Megillah Adif, se paragoniamo il servizio nel santuario e la lettura della Megillah, che la lettura della Megillah è preferibile, mi direbbe Yossi e Bar Hanina. E così abbiamo imparato da Yosef Rahanina. E adesso Talmud Torah o Mikra Megillah Adif, come appena detto, che la Torah di Megillah è preferibile, Bitsamchu Shel Bet Rebbe, come ho visto prima, che la casata di Rebbe andarono a udire la Megillah, e perciò vediamo che è più importante del servizio. E Talmud Torah e un met mitzvah, met mitzvah adif. Lo studio della Torah è un morto, met mitzvah vuol dire un morto che non ha, che lo seppellisca, che si occupa del seppellimento. Met mitzvah adif è preferibile andarsi a occuparsi del morto e non studiare la Torah. Vedetania, mi è stata breta, Talmud Torah, lo tzat metan hasakara, che si interrompe lo studio della Torah per andare a accompagnare un morto e per andare a accompagnare una sposa novella alla chuppa. Umet mitzvah, met mitzvah adiv, e se abbiamo un servizio, è un met mitzvah adiv, come abbiamo appena detto, e ciò lo deriviamo mi verachotò. Urachoto, che è scritto riguardo a Nazir di Tanya, abbiamo studiato che uno che è Nazir, un Nazireo, che non può rendersi impuro per suo padre e sua madre, suo fratello e sua sorella, siccome dice la Urachoto, lui diceva che sua sorella non può rendersi impuro, ma Tamudomar. Cosa viene a insegnare? Poiché già il verso disse Annefesh met lo yavo, che uno non può rendersi impuro per un morto. Per quale ragione ripete? E perciò viene a insegnare che non può rendersi impuro per nessun morto, persino per sua sorella. Adesso, Arash ha yavolech lishchotet pischov benamul et beno. Vishamashemet lo met, se stava andando a offrire il sacrificio Pesach, oppure andava per fare la mira a suo figlio, e udì che gli morì uno dei sette parenti per il quale deve rendersi impuro, e allora se andrebbe a rendersi, se si renderesse impuro, allora non potrebbe offrire il sacrificio Pesach. E non potrebbe andare a fare la mila a suo figlio in tempo, cioè lo può fare, diciamo, l'indomani, ma non è il suo tempo giusto. Yahol itama, forse diciamo che dovrebbe andarsi a rendersi impuro e respingere il Pesach e la mila, ma Amrat, che riguardo a Nasir, abbiamo detto loitama, che non può rendersi impuro. E perciò, così come un Nazir non si può rendere impuro per i suoi parenti, forse anche questo non dovrebbe rendersi impuro per poter offrire Pesach e Milah. Yachol kishem she'eno mitameh l'achoto, kach eno mitameh l'emet mitzvah. Forse direi che così come un Nazir non può rendersi impuro per
per sua sorella, così ugualmente uno che va a offrire il Corban Pesach, che è la Milà, così ugualmente che non deve rendersi impuro per un Met Mitzvah, per un Met che non ha un morto che non ha chi lo seppellisca, Tamudomar, Ulachotò, e deviamo da questo che l'Achotò, per sua sorella, ude nomitamè. Per sua sorella non può rendersi impuro. Aval, mitamele metizza, però si rende impuro per un morto che non è met mitzvah. E perciò un met mitzvah è anche più importante di Pesach, che è anche un'offerta del servizio, e anche Mila. Vai Rava, chiese Rava. Mikam Gela Met Mitzvah, Ai Minayu, quale dei due è più importante, più rigoroso? Mikam Gela Adif, è preferibile la zona del Milan, Mishum Pirsum Enissa, perché vi è la pubblicità del miracolo, Odema oppure Met Mitzvah Adif, è preferibile, Mishum Kodabriot, per l'onore per la dignità umana, diciamo. Metà di vai a dar pshat. Ma dopo che chiede domanda trova la risposta e dice Met Mitzadif che è preferibile il morto Met Mitzvah da Marmar, poiché il maestro insegnò Gadol Kvod HaBriot Shedochet Lo Taaseh Shebatorah. La dignità umana è più importante che respinge un Lo Taaseh, un divieto biblico. E perciò un Met Mitzvah spinge anche la lettura della Megillah. Gufa, tornando a ciò che abbiamo detto a Shomi Levi, Anno Shomi Levi, Krach, Vekola Samuchlo, Vekola Reimon, Nidon Kikrach. Mi è studiato che ogni città, cinta di mura, qualsiasi luogo che è accanto, adiacente a esso, e è un luogo dal quale si può avvistare la città cinta di mura, è considerato anche come cinta di mura, perciò si legge nel quindicesimo. Tana e Samuch afalpisce non ire, e nire afalpisce non Samuch. E adesso dice che è sufficiente una delle due condizioni, non ci vogliono entrambe le condizioni. Bisha manira felpisce no samu mashkahara kigon di yatsu abirushar. Si può capire che un luogo dal quale si può avvistare la città recintata, ma che non è adiacente, si può capire come se la città che la città che cioè il luogo dal quale si può vedere la città recintata si trova in cima di una montagna, Beroshar. E la Samucha, capisce, non il re, che caso si tratta se è adiacente ma non si può vederla, come può essere il caso? Avrà Birmia, si riceve Nahar, che si possa un, si trova in un luogo basso e perciò con una valle, e perciò non si può avvistarla dalla città, benché è vicina. Barmio Shomelevi, un'altra legge, Krach, Shiashav, è una città che all'inizio costruirono delle case lì, Ulbasofukaf, e dopo di ciò la recintarono con mura, di Don Kikfar, non è considerata come una città cinta di mura, ma bensì come una città aperta, e perciò si legge nel quattordicesimo. Mai tama, quale ragione? Dichtiv, c'è scritto la Torah, Ish lo imkor bet moshav ir choma, che uno
se uno vende una casa in una città cinta di mura, vuol dire che su Carlo Sofia Shop si tratta di una città che fu cinta di mura prima che fu costruita la città. Ma Veloce Shop lo so, ma una città che fu costruita prima e dopo fu cinta dalle mura è considerata come che non, vi è, non è recintata, perciò si legge nel 14esimo. E va bene, bene, vi crash Elboa sarà Batlanemi, non Kikfar, una città che non ha 10 persone che vengono sempre alla sinagoga a pregare, è considerata come una città, come, scusi, è considerata come un villaggio. Perciò chi è che verrà, per quale ragione ce lo viene a dire, già lo sappiamo, che cosa ci dice qualcosa di nuovo, perciò spiega. Krach Itzchle, che è necessario dircelo poiché Afargam de Miklai Mealma, anche se è una grande città e vengono parecchia gente, e delle volte ci sono parecchia gente lì, e che sono sufficiente gente per fare un minyan. Comunque, ma se non ci sono 10 persone fisse, delle volte se non c'è minyan, comunque è considerato come un villaggio e perciò possono anticipare la lettura. Di lunedì o giovedì prima del 14esimo. Rabbi Yeshua ben Levi, Krach Shechara Vol Basof Yashav, Nidon Ki Krach, una città che fu distrutta e fu ricostruita, è considerata come una città cinta di mura. Mai Harav, cosa intende che fu distrutta? Ilem Harav Chol Motav, se vuol dire che le sue mura di cinta furono distrutte, e dopo di ciò, allora Yashav. E dopo di ciò, se le mura furono ricostruite, allora sì, si legge nel quindicesimo che è considerata come una città cinta di mura. Però se lo Yashav, però se le mura non furono ricostruite, lo, allora non è, si legge nel quindicesimo, bensì nel quattordicesimo. Beatania invece ha studiato che Rabbi Eliezer Bar Yosef Omer, Asher lo Choma. Adesso, riguardo a ciò che è scritto lì nella Torah, riguardo a uno che vende una casa in una città cinta di mura, e c'è scritto nella Torah, lo, come è scritto qui nella Gemara, Lamed Vav Alef, e la questione è se cosa intende, se no, che c'è Alef, oppure Lamed Vav che è sua, e perciò si può leggere lo che è suo, cioè che la città ha un muro di cinta. E si può leggere lo che non ha muro di cinta. E perciò si deduce che Afarpish en lo achshav, che adesso la città non ha muro di cinta adesso, però vayalo kodem lachem, però se aveva prima è considerata come una città cinta di mura. E perciò se le mura furono distrutte e furono ricostruite, è considerata come una città cinta di mura. E cioè è veramente quello che dice qui che anche se non furono costruite, è quello che dice che se aveva prima, se non adesso, anche è considerata come una città cinta di mura. E perciò la questione è com'è che Rabbi Shua ben Levi disse che solo se le mura furono costruite è considerata come una città di mura. Questa è la questione. Perciò la seconda qual è? E quello che mi intende dire che se furono ricostruite le mura, intende qualcos'altro, intende mai Harav, cosa intende che fu distrutta? Sheharam Asarat Blatanim, che non vi sono più 10 persone che vengono a sinagoga in maniera fissa. E perciò ugualmente non perse il suo status. E mi considera come una città cinta di mura e perciò non possono, leggono il quindicesimo, non possono leggere, anticipare la lettura a un lunedì o giovedì. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.